Ok, ciao ragazzi, oggi vediamo la nuova procedura con iPhone X e iPhone 8 e 8 Plus per fare il soft reset. Che cos'è il soft reset? Il soft reset è un riavvio forzato, o il riavvio forzato appunto, come si chiama. Quindi un riavvio forzato che è quella cosa che si fa quando il telefono è impallato, bloccato, con schermo nero ma acceso che non ha preso colpi, quelle situazioni un po' particolari, diciamo, quando ha bisogno di essere fondamentalmente riavviato. Una volta, anzi sull'iPhone mai, però sui precedenti, sui telefoni un po' più vecchi, si tirava via la batteria. Adesso la batteria, sull'iPhone non si è mai potuta tirare via la batteria, comunque adesso, visto che anche sugli altri, anche su Android, non si può più tirare via la batteria, c'è un modo per fare soft reset anche su quelli. Noi, questo è un iPhone e la procedura vecchia era su iPhone. Tasto home, quindi tasto centrale, e tasto power, tenerli premuti fino all'avvio della mela. Siccome adesso non abbiamo più il tasto home, su iPhone 7 è diversa, su iPhone 8, iPhone 8 Plus e iPhone X è cambiata ancora. La nuova procedura funziona così, ve la faccio vedere. Tasto volume giù e tasto power. Tenere premuto, vedete che sto tenendo premuto il tasto power, fino a che il telefono non si riavvia, quindi adesso va sulla mela. Visto che non è venuta fuori la barra per chiudere, per spegnere il telefono, e si è riavviato automaticamente. Questa è la soluzione giusta per sbloccarlo quando è impallato, o ecco lo schermo nero, o ha altri problemi, non si riavvia più, guarda, no, scherzo. Va bene, dai, questo è un brevissimo video, oggi magari non vi servirà, ma sicuramente in futuro mi chiederete, ma come devo fare per spallare è il termine sbagliato, però se il telefono è impallato, comunque per sbloccare il mio iPhone, questa è la procedura, un soft reset, quindi un riavvio forzato. Va bene, dai, ci vediamo al prossimo video, buona giornata.